Buon giovedì 28 luglio. Il Vangelo ci porta ancora una volta a una rappresentazione del Regno dei Cieli, presente su questa terra, antitetico alla mondanità. Gesù ci narra attraverso racconti, parabole, metafore, per farci comprendere in modo concreto la realtà del Regno dei Cieli. Nel Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il Regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Il Regno dei Cieli non esclude a priori, accoglie come una rete gettata nel mare ogni genere di pesci. Accoglie tutti. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere e raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Quindi vedete, tutto accadrà nel giudizio finale, nella contingenza delle nostre esistenze. Noi siamo presi nella rete del Regno dei Cieli. Ma poi verrà il giorno, la fine del mondo, nel quale verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Chiede Gesù. Dobbiamo chiederlo a noi stessi se veramente abbiamo compreso. Noi siamo accolti, ma siamo invitati a riflettere costantemente, giorno dopo giorno, attraverso la rivisitazione del nostro modo di vivere, relativamente alla necessità di porre mano alla nostra conversione, per seguire la dimensione dell'amore e non dell'egocentrismo mondano, che costituisce il pesce cattivo da gettare nella fornace nel giudizio finale. Uno potrebbe dire: ma tanto io mi accontento di ciò che vivo nella contingenza, il fine del mondo sarà lontana. Ecco, questo è un altro invito che Gesù ci fa, di porre mano alla responsabilità che noi abbiamo nei confronti del futuro, di essere capaci di porre mano alle nostre esistenze e convertirle, indipendentemente dalla transitorietà e contingenza della nostra esistenza. È un grande insegnamento spirituale, antropologico, che ci deve far riflettere. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Sarebbe bello che anche noi rispondessimo sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Anche in questo caso Gesù ci offre un'immagine fortissima, lo scriba che diventa discepolo, anche coloro i quali tra noi pensano, ciascuno di noi purtroppo spesso pensa di essere integerrimo, credente, adempiente al rito, ma è altra cosa diventare discepolo. Significa porre mano alla nostra conversione e farci padroni di casa che estraggono dal proprio tesoro cose nuove e cose antiche. Anche qui c'è un brevissimo passaggio, la convivenza di cose nuove e cose antiche, che rompe la dicotomia
tra progresso e conservazione, che spinge l'essere umano a porre mano alla permanenza della saggezza antica e contemporaneamente alla responsabilità di formulare pensieri e cose nuove, modi di vivere nuovi, pur nella presenza di stili di vita anche antichi. Questa convivenza rappresenta uno stimolo straordinario per padroneggiare la nostra esistenza all'insegna però dell'appartenenza all'esistenza stessa. Noi non siamo padroni della vita, noi siamo custodi, giardinieri del creato. E quindi siamo chiamati a coltivarlo e conservarlo. Terminate queste parole, Gesù partì di là. Ecco, anche qui c'è un passaggio di straordinaria efficacia educativa. Detto questo, compreso questo, detto sì alla domanda di Gesù, se capiamo, siamo chiamati a non stare fermi, ma a partire dal luogo nel quale noi ci troviamo, perché la conversione è cammino costante. Buona giornata a tutti.